Andiamo a vedere come scenderanno in campo le due squadre, partendo dalla formazione degli ospiti. Maceratese che dunque scende in campo con Santarelli, Armellini, Zandri, Marino, De Cesare, Lapi, Rivamar, Giaccaglia, Tittarelli, Perez, Diemè. Allenatore è il signor Sauro Trillini. Rispondono invece i padroni di casa con Mari fra i pali, Baiocco, Del Moro, Domizzi, Marziali, Rapacci, Pancotto, Ruggeri, Ulivello, Bartolini, Pistelli. L'allenatore è il signor Francesco Cantatore. Fischio l'arbitro, si parte, è iniziata Montecosaro Maceratese. Primo possesso per i padroni di casa, che vanno a cercare subito in profondità il proprio numero 9 Ulivello. Il pallone che rimane lì e deve subito impegnarsi Santarelli, che respinge in calcio d'angolo la prima conclusione del match. Pallone lungo a cercare la sponda di Tittarelli, che ha prolungato per Diemè. Diemè verso l'area di rigore, Diemè entra in area, il destro masticato, finisce fra le braccia di Mari. Prima occasione anche per la Maceratese con Diemè, che qui si è involato verso la porta avversaria, poi al momento della conclusione non è riuscito a dare forza al proprio tiro. È salito sulla destra Marino, il cross di prima intenzione verso Tittarelli, qui chiedevano un fallo di mano, infatti è così. C'è il calcio di rigore per la Maceratese, è intervenuto con un braccio qui un difensore del Montecosaro sul bel cross di Marino, e dunque al decimo minuto di gioco, momento chiave del match, calcio di rigore assegnato alla Maceratese. Fischio dell'arbitro, Diemè con la rincorsa, il destro traversa di Diemè, incredibile l'errore, il secondo consecutivo dagli 11 metri per la Maceratese. E dopo il rigore fallito da Tittarelli nell'ultima partita arriva anche l'errore da parte di Diemè. Giaccaglia al limite dell'area può provare la conclusione, il destro palo, il palo di Giaccaglia che qui aveva caricato bene con il destro. Dall'altra parte Ulivello che impegna Santarelli, che in due tempi poi è bravo a sbloccare la sfera. Marino alza la testa, il traversone sul secondo palo, Perez prova a riproporre a centrare per Tittarelli e c'è il gol della Maceratese, Titta gol, sempre lui, il 14° centro stagionale, e qui è volato sopra le spalle del proprio marcatore. E di forza ha fatto 1-0. Al 20° minuto di gioco arriva il gol che apre le marcature, la firma è del solito Tittarelli, Titta gol. Adesso si trovano bene i giocatori della Maceratese. Diemè in area col destro, parato con i piedi addirittura da Mari, poi il pallone rimane lì per Tittarelli, deve immolarsi Baiocco per respingere il pallone in calcio d'angolo. Dall'altra parte Ruggeri prova a prendere velocità, Ruggeri il destro, ancora un grandissimo intervento da parte di Santarelli che è alzato sopra la traversa, il tiro a botta sicura da parte di Ruggeri. Alla mezz'ora di gioco dovuto dire di no ancora una volta Santarelli, è andato a chiudere questa azione. Mentre fra poco si chiuderà anche il primo tempo, qui Ulivello in area di rigore, chiuso da Lapi, però rimane lì Ulivello, il sinistro si perde largo dallo specchio della porta, difeso da Santarelli. Squadre di nuovo in campo per i secondi 45 minuti di gioco, primo tempo si è concluso con la Maceratese in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Tittarelli, il 14° del suo campionato. Breve rincorsa, parte Ulivello col destro, pallone viene deviato dalla barriera della Maceratese, gira e semina il proprio avversario, Rivamar dal fondo, Tittarelli qui viene spogliato completamente dal proprio avversario. Una scena surreale questa, con Tittarelli che è stato trattenuto al punto da essere denudato dal proprio avversario. Baiocco all'indietro per Mari,
che qui sbaglia completamente il passaggio. Perez, la porta è vuota. Perez, il tiro, palo, palo incredibile di Perez. Con la porta vuota, dopo l'errore di Mari, Perez è stato fermato dall'ennesimo legno di questa partita. L'ottimo slalom da parte di Rapacci. Poi il pallone è riconquistato, a cercare Dieme sul secondo palo, Dieme! E c'è il gol del 2-0! Dieme si riscatta dell'errore dal dischetto e mette in fondo al sacco il gol del 2-0, il sesto stagionale per Dieme, che arriva al 69esimo minuto di gioco. Dopo il 69esimo minuto di gioco, il gol di Dieme. Pallone che però torna ancora una volta sul sinistro di Zandri, che va a cercare l'inserimento sul secondo palo da parte di Massei, che qui si libera bene il proprio marcatore. Massei all'indietro per Tittarelli, Armellini col sinistro, e c'è il gol del 3-0 della Maceratese. Armellini qui con il sinistro, poi c'è stata una deviazione che ha messo fuori causa Mari. E dunque all'82esimo minuto arriva il gol del 3-0, che a questo punto chiude definitivamente i giochi. Tiro dalla bandierina a centro area, arriva Santarelli a bloccare il pallone, ma arriva anche il triplice fischio del direttore di gara al comunale di Mariotti. È storia, la Maceratese batte 3-0 il Monte Cosaro e trova la nona vittoria consecutiva del suo campionato. È un record stabilito dalla formazione di Trillini, ma soprattutto una vittoria che proietta la squadra biancorossa a meno 1 dal primo posto. E dunque si ringrazia per il supporto tecnico lo studio foto e video di Mirko Isidori, e da Alessandro Vallese ed Enrico Maria Scattolini è tutto. Un saluto, alla prossima partita. Siamo con Sauro Trillini, allenatore della Maceratese, che oggi ha battuto 3-0 il Monte Cosaro in trasferta, ma soprattutto ha centrato la nona vittoria consecutiva del suo campionato, e significa un record storico per questa società. Quanto rende orgoglioso, mister, questo traguardo? Sì, ci rende orgogliosi, perché non è facile, anche oggi non è stata facile, specialmente il primo tempo, e sapevamo che sarebbe stato così. Questo l'abbiamo sempre detto, il campionato, ci sono dei valori, anche questa squadra qua l'ha dimostrato, pure se in fondo alla classifica, ci ha reso la vita difficile il primo tempo, poi siamo stati bravi noi nella ripresa a tirar fuori la qualità, anche la condizione fisica, abbiamo avuto tante occasioni, diciamo che chiaramente siamo riusciti a chiuderla in anticipo questa partita. Nonostante poi l'errore dal dischetto di Dieme dopo soli 10 minuti, comunque la sua squadra è riuscita a reagire e ha continuato ad attaccare, poi trovando il gol. Dunque questo è simbolo di maturità ritrovata da questa sua squadra. Sicuramente non si vincono le partite così. Abbiamo trovato un equilibrio, abbiamo sempre avuto anche nei momenti peggiori la voglia, che però magari non andava d'accordo con certe situazioni. C'è stato che ogni partita l'abbiamo subito archiviata, e anche adesso l'archiviamo. Siamo molto contenti, perché sapevamo che era una partita complicata, e quindi guardiamo subito alla prossima domenica prossima. 3 punti quelli di oggi, che adesso vi portano a meno 1 dal primo posto, e dunque con questi 3 punti potete mettere anche maggior pressione a Chiesa Nuova. Ma stasera la classifica è bellissima, in questo momento è bella, però aspettiamo la partita di domani. Noi, ripeto, l'obiettivo è quello di tenere questa posizione, anche mantenendo la distanza dalla terza, che già sarebbe un ottimo risultato. Siamo con Matteo Livello, attaccante e miglior marcatore del Monte Cosaro. Quest'oggi è arrivata una sconfitta contro la Maceratese, sconfitta per 3-0. A giudicare dalla vostra prestazione, forse il risultato è un po' troppo severo?
Beh, direi molto molto severo, perché il Mondecoser è sceso sicuramente per onorare questo campionato, che è stato un brutto campionato da parte nostra per tanti tanti motivi, però oggi il mister ci aveva chiesto di onorare questo campionato, di dare il massimo a tutto quello che avevamo, perché ce lo meritavamo. Il Mondecoser ha fatto questo, poi ovviamente la Maceratese ha qualità nettamente superiore alle nostre, che sono venuti fuori alla istanza e hanno giustamente portato in porto la partita sul 3-3, forse il 3-0 è troppo esagerato, però hanno vinto meritatamente. Come detto, è stato non un grandissimo campionato quello che avete giocato. Quali sono, diciamo, dunque i maggiori rimpianti e cosa si poteva fare di più, diciamo, per migliorare quella posizione di classifica? Beh, le cose da fare di più erano tantissime, a partire dalla società, che magari ha allestito un organico, mi permetto di dire, non da categoria, visto che io l'ho sempre quasi, cioè, ho fatto sempre promozione eccellenza, quindi forse un organico non categoria, ma non per i giocatori, più per la gioventù. Siamo molto giovani, giochiamo tutte le partite, abbiamo giocato con 6-7 under in campo, quindi dopo la lunga questa cosa la paghi. E poi abbiamo anche noi avuto infortuni, io ho avuto un infortunio grave alla caviglia, ho giocato mezza stagione, e Bagliocco è stato fuori un sacco, il nostro capitano è stato fuori un sacco di giornate, Pistelli pure ha preso dei cartellini rossi, e poi ce ne sono state tantissime, e tutte queste cose hanno fatto sì che noi purtroppo non riusciamo mai a portare in porto una partita, quindi si poteva fare meglio tutti quanti, però è andata così, qualche squadra deve retrocedere, purtroppo quest'anno è toccato a noi. Tu comunque hai segnato 9 gol in questo campionato, te ne manca uno per arrivare in doppia cifra, adesso hai ancora alcune partite a disposizione, tu come i tuoi compagni cercherete di giocarle comunque con il massimo delle vostre energie. Sì, onoreremo il campionato fino alla fine, adesso andremo a Potenza Picena, che non so se è salvo, se si salverà, però comunque noi andremo a giocare la partita, poi quello che verrà fuori, per quanto riguarda il discorso personale, sì, sono arrivato a quota 9, adesso vorrei arrivare a doppia cifra, come sempre mi pongo il mio obiettivo, e oggi volevo segnare a tutti i costi, perché ieri mi è nato Diego, splendido regalo del Signore, e volevo dedicarlo a lei, a lui e a mia moglie, però vabbè, dai, farò la prossima partita. Siamo con Francesco Cantatore, allenatore del Mondecoser. Oggi è arrivata una sconfitta per 3-0 contro Maceratese. Per quello che si è visto in campo, comunque forse il risultato è un po' troppo severo. Beh sì, direi che per quanto riguarda la prestazione della squadra, soprattutto nel primo tempo, abbiamo calciato in porta diverse volte, siamo stati pericolosissimi, poi arrivare questo gol un attimo che ci ha un po' tagliato le gambe, però non posso dire niente sulla prestazione della squadra. La squadra è stata sempre in campo, ordinata, precisa, non si è sfilacciata mai e ha dimostrato che alla fine su qualcosa abbiamo lavorato. Una prestazione che poi sicuramente non riflette quella che è la vostra attuale posizione di classifica. Che cosa è mancato durante questa stagione a questa squadra per appunto trovare in alcuni casi punti utili alla classifica? Allora, guardi, questa squadra ha sempre messo in campo 5-6 under tutte le partite del campionato. In un campionato così difficile come quello della promozione, si perdono i giovani negli episodi, ragazzi, nelle partite importanti hanno sicuramente, in alcune situazioni particolari, hanno ceduto mentalmente a pressioni dovute all'importanza della partita. 5-6 under sempre tutto il campionato sono difficili da supportare. In altre situazioni si fa un po' la conta di dove posizionare l'under. In questa squadra quest'anno era un po' il contrario. Io l'appello che posso fare a chi gestisce la società di continuare a dare importanza al lavoro che abbiamo iniziato, perché al di là del fattore numerico di quanti punti sono stati fatti, credetemi che qualcosa è stato costruito. È una prestazione con la Maceratese, che è una squadra di altre categorie, la dice lunga. Io dico sempre che il campo è il giudice supremo, e questa prestazione, oggi siamo scesi in campo anche oggi con 5 under. Cosa devo dire della prestazione? Non posso fare che complimenti ai ragazzi, e complimenti anche alla Maceratese, a cui auguro di vincere il campionato, perché questo è un palcoscenico che non gli appartiene.